Oggi inaugurazione del nuovo reparto di trapianto emopoietico. Cosa significa per l'ospedale questo avvenimento, in particolar modo per la salvaguardia dei piccoli pazienti? Significa mostrare quanto questo ospedale sta facendo in termini di ricerca, di cura, di relazione. Quelle camere che oggi sono state inaugurate sono solo un piccolo segno, in realtà è una parte di un reparto molto grande. Queste camere sono dotate di una tecnologia eccezionale e naturalmente questo sta a significare che non ci si accontenta mai, non ci si ferma mai. E questo credo che sia la cosa importante di questo ospedale, che guarda in avanti, che continua a guardare in una prospettiva di futuro, in una prospettiva di miglioramento. E per questo bisogna ringraziare veramente tutti, bisogna ringraziare, io voglio dire, anche quella che io chiamo la proprietà, il segretario di Stato, e che attraverso di lui il Papa manifesta la simpatia per questo ospedale. Devo ringraziare tutti i ricercatori, coloro che stanno al letto dei bambini, gli insegnanti che fanno un'opera molto importante, perché in fondo aiutano i bambini a non perdere parte della loro vita, i volontari e poi chissà quanti ne dimentico, ma qui ognuno è una casella importante, una pietra importante della costruzione della grande cattedrale per la salute dei bambini.